per risparmiare l'acqua cerco di sciacquare poche volte le robe, le cose, cerco di conservare l'acqua che faccio, lavo l'insalata, magari quelle cose lì per altri motivi. L'acqua è un bene sempre più prezioso. Il cambiamento climatico e la conseguente siccità impongono nuovi comportamenti ai cittadini. E gli italiani, popolo di risparmiatori, sanno come arrangiarsi. Lava qui il cane per risparmiare l'acqua in casa? No, per lavarlo, rinfrescarlo. Per rinfrescarlo, no? E cosa fa per risparmiare l'acqua in casa? Risparmiare ti risparmia. Rispetto a prima cerco di lasciare meno aperto il rubinetto nei casi in cui l'acqua non viene utilizzata. Di solito tengo, magari cerco di spegnere il prima possibile magari l'acqua dai rubinetti e cerco di irrigare meno le piante. Giro per tutta l'Italia, i laghi sono sempre più bassi, i fiumi sono sempre più in secca, è importante anche risparmiarla. Quando faccio la doccia l'accendo, poi la spengo, poi mi sciacquo. La lavatrice la fa a mezzo carico? Ti dico la verità, io lavo con le mani a questo momento. Per tutti c'è comunque la consapevolezza che anche pochi semplici accorgimenti possono fare la differenza. Cose semplici, tipo mentre lavo i piatti chiudo il lavandino, cioè chiudo l'acqua, o anche mentre lavo i denti. Quando faccio la doccia mi bagno e poi la spengo. E poi mi insapono e poi la riapro. Il problema dell'acqua è importante. Io cerco di cuccarglielo, di dirglielo, perché magari quando vanno sotto la doccia ci sono delle mezz'orette, eh.